Sant'Agata di Puglia, paese dei centenari, tre centenarie che festeggiano a distanza di pochi giorni. Siamo con la signora Rachela Anzano che proprio oggi festeggia i suoi primi 100 anni. Qual è il segreto per essere arrivata così integra a 100 anni? Sono contenta oggi che ho fatto 100 anni e sono contenta. Quanti figli avete e quanti nipoti? Sono cinque figli. Quanti nipoti? Due figli. E quattro nipoti. Cosa avete fatto nella vita? La casalinga, la contadina, l'aiuta alla nonna. Cioè, facevo queste cose. Però ci avevano un negozio di ferramento e papà stava in America e io aiutava. Tanti auguri a te. E con la signora Rachela anche i suoi due figli, Domenica e Pasquale. Signora Domenica, qual è il segreto per aver portato fino ai 100 anni, e noi ci auguriamo anche di più, sua mamma Rachela? Io credo che il segreto è quello che l'abbiamo amata tantissimo, mamma. E ricordo che mio padre diceva sempre: trattate come una principessa la tua mamma. Bene, le garantisco che l'abbiamo trattata come una principessa e l'abbiamo anche viziata tanto. E lei si è sentita talmente tanto amata che l'abbiamo dato la vita continuamente. Cosa state provando in questo momento? Tanta emozione. Sono proprio molto molto emozionata e sono felice di avere ancora una mamma così. Signor Pasquale, che cosa sta provando? La gioia di avere una mamma di questa età, che non è la fortuna di tutti, però noi siamo fortunati in questo, aver avuto una mamma centenaria che ci allieta ancora della sua presenza in buono stato. Ci ha dato la vita e penso che quello che ci ha dato lei, penso che tutte le mamme lo diano a tutti i figli. La signora Rachela ha 4 nipoti e 5 pronipoti. Noi siamo con Alessandra, che è la nipote più grande. Oggi è davvero una bella festa. Oggi è una festa che aspettiamo da anni. Ogni anno dicevamo: nonna, ai 100 anni faremo una festa grandissima, e questo è solo l'inizio. Domani arriveranno altri parenti, siamo circa 40, e festeggeremo tutti insieme sabato, e da oggi quindi in avanti sarà una grande festa. Non è la prima volta che nei piccoli comuni dei Monti Dauni si festeggia una centenaria o un centenario, ma Sant'Agata di Puglia ha il record di aver festeggiato ben 3 centenarie nel giro di poco tempo. Siamo con il sindaco Pietro Bove. Perché si vive così tanto e così bene a Sant'Agata? Sant'Agata di Puglia ha uno scrigno di beni preziosi, tra cui il nostro patrimonio di umanità, e queste splendide persone che hanno condotto una vita all'insegna della salubrità, all'insegna di principi sani e di lavoro, e che oggi li vediamo qui e li festeggiamo nell'aver raggiunto questo traguardo formidabile, che è quello appunto del compimento dei 100 anni. Sant'Agata di Puglia è un habitat naturalistico che appunto può vantare una serie di preminenze ambientali, le quali sicuramente, tra cui la salubrità dell'aria, le quali sicuramente contribuiscono a raggiungere questi traguardi. Oltre alle 3 centenarie abbiamo parecchi novantenni ai quali auguriamo appunto nel breve giro di raggiungere anche a loro questo bellissimo traguardo. Sindaco, l'aria buona, il buon cibo, ma anche l'accoglienza che queste nonnine
stanno ricevendo in questa bella casa di riposo. La casa di riposo Sacro Cuore di Gesù, una casa appunto di riposo per anziani che anch'essa vanta un lungo percorso, una lunga attività rivolta appunto all'accoglienza. E le tre centenarie di cui parlavamo poc'anzi sono tutte e tre sant'agatesi, doc, e tutte e tre ospiti della casa di riposo per anziani Sacro Cuore di Gesù. Qui vengono veramente accolte, assistite e curate nel migliore dei modi dallo splendido personale che opera H24 appunto in favore degli ospiti di questa struttura, e sicuramente anche questa accoglienza sia dal punto di vista professionale che umano contribuisce a raggiungere questi ambiti traguardi. Ed ora siamo con Leonardo Priore, che è il tuttofare della casa di riposo di Sant'Agata di Puglia, dove vivono queste persone anziane, molte delle quali hanno già raggiunto i 100 anni. Ma che cosa fate per farli arrivare a 100 anni? Veramente qui l'ambiente, come vedete, è molto accogliente, è un ambiente familiare, gli anziani vengono trattati bene sia dal personale, sia da tutti, dalle suore, e noi ci teniamo per loro. Il nostro motto è che devono stare bene perché devono vivere tanto. Don Zadek è il parroco di Sant'Agata di Puglia. Che cosa si prova oggi in paese a festeggiare la terza centenaria consecutiva nel giro di poco tempo? Per me è una esperienza veramente molto importante, perché questo significa che l'aria qui tira buona. E poi quando guardo le persone, sempre ho nella mia mente i miei nonni che sono longevoli, e mio nonno quasi che ha 100 anni, e per me è questo affetto ancora più grande, perché questo significa che la benedizione del Signore veramente ci accompagna e accompagna queste persone, perché vediamo prima di tutto come oggi Rachele, quelle persone hanno la forza di ricordare il passato, e quello è per me una bellezza, una bella testimonianza. Ma se vediamo di festeggiare a Rachele.